sono stata già presentata, qualcuno di voi già ci conosciamo, per esempio con Ronzi, dove magari abbiamo avuto la possibilità di poter allestire una bellissima mostra lì alla Torre di Michelangelo. In realtà il Comune di Ischia è visto prima di tutto a portare i saluti del sindaco e i saluti dell'assessore alla cultura, che sarà sicuramente presente quest'ultima sia domani che probabilmente domenica, proprio per darvi un augurio rispetto a quella che è l'iniziativa. E quindi il saluto istituzionale nel senso pieno. Noi abbiamo voluto patrocinare questa iniziativa proprio perché crediamo fortemente che il tessuto culturale del nostro territorio debba in qualche modo allargarsi, arricchirsi a quello che è il tessuto culturale presente nel resto d'Italia e a livello anche internazionale. Questo progetto ci è piaciuto tantissimo, in primo luogo perché rappresenta un modo di fare cultura in maniera grande e quindi ci dà anche la possibilità di uno scambio e anche di una crescita. Ed è un'opportunità quella di essere presenti, perché c'è la possibilità proprio di scambiarvi quelle che possono essere dei pensieri, delle parole, quelli che possono essere anche dei pensieri in musica, così come delle forme artistiche come Nunzia, attraverso praticamente le sue rappresentazioni e i suoi quadri, che ben conosciamo sul nostro tessuto e che ben vengono conosciute anche sul resto del territorio d'Italia. In linea di massima posso dire questo, io rappresento e ho rappresentato il funzionario della cultura fino a qualche tempo fa, come dissi, oggi mi trovo a coordinare quelle che sono una molteplicità di attività legate anche e soprattutto alla cultura per il comune, quindi in questo sono praticamente partecipe in pieno e cerco di dare il mio supporto a quelle che possono essere le manifestazioni artistiche, poetiche, letterarie presenti sul territorio. La scelta della Biblioteca Antoniana, anche questa mi è piaciuta da parte proprio della vostra dell'organizzazione Ciclo Inverso, da parte dell'associazione Ciclo Inverso, perché in realtà mai come la Biblioteca Antoniana sul nostro territorio si può avere massima espressione artistica, massima espressione culturale, proprio perché all'interno di queste stanze che vibrano quanto a pensieri, quanto a poesia, quanto a cultura, c'è non soltanto la nostra storia del nostro territorio, qui abbiamo praticamente delle vere e proprie raccolte di testi che parlano di Ischia, ma abbiamo anche la prova e allo stato attuale c'è in allestimento presso questa biblioteca una mostra dedicata a Monte Bonocore, che è proprio il fondatore della biblioteca. E questo sta a significare che oggi con voi c'è questa apertura in qualche modo e questo voler ampliare ancora di più gli orizzonti culturali di un'istituzione che è praticamente il Comune di Ischia, ma allo stesso tempo anche di un'ulteriore istituzione che è la Biblioteca Antoniana, alla quale riconosciamo noi il merito negli anni di aver saputo testimoniare quella che è la nostra storia culturale, il nostro percorso culturale. Io non so che dire più, anche perché purtroppo dovrò scappare, resta inteso che sarà mia praticamente preoccupazione essere presente qui anche domani magari per un passaggio, ma più che altro pure per ascoltare quelle che sono in qualche modo le vostre opere. Vi ringrazio e siccome mi hanno chiesto di dare una canzone per la giornata Terra Madre Day, è per un momento diciamo di sensibilizzazione ecologica, e io naturalmente per farla un po' bene ho chiesto a Bruno l'aiuto, e Bruno mi è entrato in certi momenti sul testo veramente interessanti, e poi l'ho fatta un po' come con le parole di Bruno, un po' con le mie parole. Dopo averla sfruttata e ferita, noi potremmo salvare la terra, tutti insieme provandoci strada, a gridare lo sdegno e l'amore, trascurata, distrutta per soldi, si potrebbe ridarne le piante. Inquinato da mille bastardi, portare nel mare l'azzurro di Parigi. Vieni con me, reagisci anche tu a questo scempio ogni giorno di più. Stando da soli si resta a soffrire da quel che è stato. Non si può fuggire. Automobili in vita umana, sulle strade di tante città, ma potrebbero
senza fumi non ci conquista. Se pensiamo al futuro dei figli, non restiamo soltanto a guardare, che silenzi non hanno mai dato la forza di vivere in libertà. Vieni con me, dai una mano anche tu, questo delirio non durerà più. Senza di noi il disastro poi avanza, se rinunciamo va via la speranza. E dicevo che viene portato a girare i paesi del mondo, permettendo che poi nel frattempo, quando arriva oramai è già veleno, mentre invece potremmo mangiare i prodotti nostrani genuini, quelle sane pietanze che in tavola ci donerebbero i campi vicini. Io vado in ordine sparso, così come mi ha dato la stampa del computer, giusto? Beh, allora la prima che leggerò è di Vincenzo Tesone. Ascolto il suono in un'agonia priva di voce, soffre e si lamenta nel silenzio il cuore, poi lentamente si assorbisce, sogno nell'immenso grido tutta la rabbia del vissuto. Rivoli di riflessi sfociano nel mare della menzogna, ombre di inutili parole squarciano il cielo del bel creato. E ti ricordo come Zingarella venire a me con i tuoi occhini neri a leggere nel mio cuore il tuo destino. Io ti guardavo, caro uccellino, e ti stringevo, ma com'è bella, sono passate tante primavere. Ancora ti stringo qui tra le mie braccia, felice guardo i tuoi occhini neri, che mi ricordano dell'età più bella. E t'amo, t'amo sempre, Zingarella. E scusate, non ho letto, ecco, questa era di Antonio Guarecino, Zingarella, e poi parlate con Luciano Somma. Forse fu un bene, padre, fermare la tua storia col mandorlo fiorito, chiudere gli occhi senza aspettare il gelo dell'inverno, lasciando nei tuoi figli l'eredità di vivere. Avevi già provato a masticare come un boccone il pane reso duro dalle battaglie quotidiane, stanco. La sofferenza del tuo immenso vuoto noi la sentiamo come un fuoco vivo. Perché è diverso il sangue quando sta uscendo dalle tue ferite, ha un altro suono, l'urlo, quando è parte di te, della tua carne. Per te fu un cielo terzo e dal tuo sguardo ti sembrò un miracolo il non dover portare sul calvario la croce di un'amara solitudine. Forse fu un bene, padre. E veniamo al nostro Bruno. Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai, Caronte, di quel naviglio a punta gialla, traghetto di incoerenze, fermo da ieri sul turbine torrente delle tue antiche trepidazioni. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde, accanto al fuoco smorzato ieri, per vivere la sfida alle donnine nude sensuali sul canale 900. Eppure tu mi spingerai a rompere la porta dalla cornice verde a guardia del tuo letto, dipinta ieri per le tue nuove notti di baldoria. Ingresso ai inviti. Oppure
Tu mi incanterai col tuo dilemma, a penna verde, qui tutto o niente, sarà bloccato ieri sul fronte dello scrigno dove è il mistero, la tua complicità. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo. E poi un'altra, ancora l'ultima di Bruno. Ti azzannano nel tremore di superflui inganni, vuoto sopra il ricordo del mito, quando già tra finali di lignee passeri innocui svelarono. Ricompaiono le quattro antiche gogne, tutto era oro e farina, quanto già nel canestro ornata pace vinse. Mentre strilli penetravano dal mezzo di selvagge aurore, in ogni carne cotta d'estate, che assosa per i moribondi vecchi, chetati in tristezza di ricordi unici. Soffia voce, sparisci, soffia sui fiumi, lontananza estrema unita alla sorgente. Eccomi addormentato. Sacrilego un momento, in braccia di felina pelle, non più risuscitato, amato regno. Bruno Cini. Grazie. Ve la presento usando le sue stesse parole. In questo meraviglioso universo ci sono anche io e ci sei tu. Le parole sono inutili di fronte al grande silenzio. Ti invito ad entrare nei miei quadri, così potremo avere un vero incontro, lì dove quel momento di colore contiene tutto. La poesia è pittura delle parole, la pittura è poesia del colore. Allora, grazie per essere intervenuti questa serata dove ancora una volta la protagonista è l'altro. Quindi io sono Lucia Zambardi, alcuni di voi mi conoscono, conoscono il mio modo di essere e lo splendido rapporto che ho con tutte le espressioni artistiche. A chi mi incontra per la prima volta voglio dire e raccontare un po' di me. Ho scritto qualcosa sulle mie emozioni per non dare troppo spazio alla parola, perché io di solito quando mi affido alla parola non la finisco più, quindi devo essere molto ristretta. Vi racconto un poco del mio fare. E, lo sappiamo che poesia e pittura viaggiano di pari passo e hanno la stessa voce, i medesimi sentimenti che procurano vibranti emozioni. Un dipinto è un tessuto di emozioni. Amo la storia dell'arte e il periodo che più mi ha colpito è quello degli anni 50 e 60, forse perché li ho vissuti. E fu chiamata la nuova arte, quella dell'informale, un momento creativo in cui tutto può accadere, tutto può essere detto, intuizioni espressive che si trasformano in segno, in colore, in materia. Gli artisti dell'informale intendono la pittura come un rapporto tra l'uomo e materia, un rapporto tra sé e l'altro da sé, un rapporto tra l'uomo e il mondo. Le mie opere sono polimateriche. Da un lato c'è lo spazio, la coscienza, e dall'altro lato l'antispazio, cioè la materia. Curiose figure emergono dall'accostamento di diversi elementi, fatti di legno, ferro, espanto, colla, polveri come la calce e il cemento, anche la cenere, e anche l'asfalto, la carta, la segatura, e ancora materia che plasmo, trasformo, ed è lei, la materia che di volta in volta mi suggerisce cosa vuole diventare. Non sono la sua schiava, né lei sottomessa a me. Abbiamo stancato una specie di società alla patria. Spesso mi domando se sono io a dare un'anima alla materia o è lei che ha un
deserti in origine e prendono vita sulle terre. A volte si ribellano alla manipolazione, strisciano, scavano, cercano la propria posizione e infine si presentano con personalità. Io divento in sostanza il tramite fisico, vengo sedotta e persuasa, il risultato che normalmente è esclusiva parte della sensibilità dell'autore. Invece nelle mie opere il risultato è figlio di due valori, di me e della materia. Quindi sì, la materia credo che è l'anima. Prima dobbiamo avere rispetto per noi stessi, poi rispetto per gli altri, per gli animali, per il mondo, per l'universo, ma non dimentichiamo la materia, perché anche lei è viva e continua a vivere, non muore come noi. Sta questa continuità, questo ciclo, e domani parleremo un pochettino di questo modo di mettere insieme gli oggetti, le cose così. Buonasera. Voi di Lenois abbiamo il piacere, un grande onore, di presentare Vittor Cola Paradiso, maestro di chitarra classica. Saluto gli amici di Lenois e li ringrazio appunto per l'invito. È stata una bella esperienza per me conoscere innanzitutto quest'isola che per me è la prima volta. Devo dire che sono rimasto affascinato dalla bellezza. Poi mi ha fatto molto piacere anche fare il concerto per questa associazione e spero insomma che anche voi siete rimasti contenti del mio operato. Sì, noi siamo rimasti senz'altro molto contenti che abbiamo sentito per la prima volta ieri sera qui alla Biblioteca Antoniana, il Tempio della Pittura Estridana. Stasera ci presenti ancora ci farai un concerto credo di aver letto che si chiama La magia della chitarra italiana? Sì, è un repertorio tutto ispirato appunto alla musica italiana e sono mie trascrizioni originali appunto di brani, di trascrizioni di brani per chitarra sola. Rivisitare tutto con la chitarra, ma sono musiche molto molto conosciute da tutti, ma suonate in stile classico con adattamenti personali. Stasera ci troviamo nel bellissimo Hotel Bartolette, di proprietà della famiglia Buono, proprietà dell'Hotel Bartolette e dell'Hotel Bartolette. E possiamo dire che la cosa che maggiormente ci ha colpito, sia me che il maestro, è l'ottima accoglienza che abbiamo avuto, cosa che abbiamo riservato agli ospiti, e anche la grande lungimiranza e criticità, non so se è giusto il termine criticità, insomma del direttore Carino Cipriano, che tanti conoscerete e che veramente a parte un ottimo direttore ma anche un vero personaggio. Tornando al maestro Paradiso, ieri hai cominciato a raccontare, vuoi raccontare come hai cominciato a suonare, se sei stato preso dal fuoco sacro oppure sei stata una cosa più unica, più normale? Sei molto molto naturale, come tutti i giovani all'inizio suona musica leggera, si diverte con gli amici nei gruppi, chi ha un po' di passione musicale sa di cosa sto parlando. Quindi man mano che si andava avanti con l'età, ho conosciuto appunto la chitarra classica per caso e io sono rimasto folgorato da questo strumento che ha molteplici possibilità, sia armoniche che ritmiche, e pertanto insomma ho cominciato a studiare classica perché notavo che era un mondo completamente più nuovo per me ed era affascinatissimo, quanto già dalla musica spagnola che mi attirava molto, al fatto di poter suonare con le quattro dita e non con il poeta,
accompagnamento delle chitarre acustiche per accompagnare canzoni, cose di questo genere. Il fatto della classica aveva un vantaggio molto, molto grande, perché comunque riusciva a fare cose polifoniche dove appunto altri strumenti, tipo strumenti monodici come il flauto, la tromba, non possono fare. E quindi diventano veramente una piccola orchestra questo strumento, e ti puoi divertire a inventare qualsiasi genere di, e a rivisitare qualsiasi genere musicale su questo strumento. Ascolta, tu sei molto conosciuto, a parte come maestro, ma anche come l'inventore, consentimi questa parola, l'inventore di questo metodo, la chitarra volante. Sì, è un metodo uscito alla fine degli anni 90 ed è pubblicato dalle Edizioni Curci di Milano, che è la casa editrice storica in Italia, insieme alla Ricordi, che ormai non esiste più. Sono oltre 150 anni che questa casa editrice pubblica materiale musicale. E appunto questo metodo di chitarra volante è composto di due volumi più l'appendice, ed è ormai adattato per tutti, insomma, a parte in Italia che non deve essere, ma anche adattato in conservatori, scuole di musica degli Stati Uniti, in Ucraina, per cui vengono in mente, dove appunto ho visto che adotto i miei libri, o che ne ho in tutta Europa, in Spagna, in Germania. Quindi normale, comincia veramente a prendere qui adesso questa nuova metodologia, perché il metodo in sé per sé è un metodo pensato con la testa del bambino, del ragazzo che si accinge a suonare lo strumento, che fino a che non prova, si rende conto che soprattutto la lettura è il grosso ostacolo della musica, dove prima sarà la notazione e poi comincia a suonare. Invece questo metodo parte dal contrario, o perlomeno comincia insieme, il bambino già suona, già nelle primissime lezioni, quindi questo gli dà voglia e coraggio di andare avanti. Senti, domanda banale, cioè non banale, domanda usualissima, tu che provi quando suoni? È una bella domanda. Sono emozioni uniche, nel senso che comunque il fatto di donare la mia arte agli altri mi dà veramente molto piacere, il fatto di dover anche creare un momento stesso, anche se vuol dire quello che devo suonare già lo so e descrivere la cosa in partitura, ma molte volte inventare delle cose in un momento, fare delle cose, cioè adesso rischio, vedo cosa, dove posso arrivare, cioè toccare il limite per a volte pure male, capita anche, ma a volte sono fuori delle cose veramente belle che non mi sarei mai immaginato neanche io. Sei felice di aver fatto questa scelta di vita? Assolutamente sì. Rimpianti? Assolutamente sì. Non faccio quello che mi piace, non c'è cosa più bella che avere, fare un lavoro che mi piace. Auguro a tutti di dover voler e poter un giorno appunto fare quello che mi piace, insomma, non dire che faccio tutto. Si vede che sei una bella persona. Grazie. La frana in noi. Sono le 3 e 13 minuti, un'ora insignificante, digiuna di attese, sterile di affanni. E penso alla madre in auto con la figlia. 15 anni, meno di 40 anni in due, trasportata in un fiume di fango, sputo dell'ingordigia umana, fino a che lei, 15 anni, lei muore annegata. E scrivo in prosa, mentre ora soffro per quanto è sciocca la poesia inutile, che genera emozioni soltanto in chi ne ha di già le proprie, lasciando indifferenti speculatori, politici collusi, giudici compiacenti,
La malavita della bella vita, i giornalisti fuochi di paglia, assuefatti poliziotti, carabinieri, finanzieri, guardie forestali, marine, montane, pluviali, divine, i bravi sacerdoti con le loro assoluzioni a meno di 30 denari. I 7.000 imputati. Rovulliana riterata perversione tra Sodoma e Gomorra, da abusivismi e scempi. Oppure, anime scure soggiogate al carro fetido del mattatore vincente, comprese mogli, figli, nipoti e consanguini di chi ha lo scettro del potere. I 50 e più milioni di italiani pensanti sempre, ma che agiamo solo quando ad essere pestato è il nostro callo. Me, gli altri come me, me ed il mio io, che già fra un'ora mi stenderà sul divano, sigaro vana, whisky, whisky di vecchia conoscenza, il dito in cerca di canali notturni per uomini soli. 15 anni, è morta. La madre vaga nel mondo dei vivi, grazie a questa bella società. Qualcuno ha detto che il Vesuvio scoppierà. E noi? Noi, sì, noi. Noi siamo pronti a sopraffarci per un dollaro bucato, una parola di troppo, la conquista di un posto a capotavola, il sorriso di un'altra donna, la fede e la non fede, la nube, un semaforo rosso, un sigillo negato, il ruolo di Caronte nel turbinoso fango del nostro dramma umano. Fine. Fine. Io voglio, mi voglio, ti voglio, lo voglio, mentre la frana sghignazza sulla collina forzando l'avio per tracimarci fino al mare. La frana e noi. La frana siamo noi. Non è delirio avere pena di 15 anni morta. Non è delirio avere pena per la madre viva. Non è delirio lanciare oltraggi agli assassini. Supplico per capire se le stelle, 15 anni, nuotano o volano innocenti nei loro nuovi cieli senza alberi. Iskitana presenta La Mancinelle.